Bentornati in AGM Academy. Nei precedenti video vi abbiamo mostrato due soluzioni di ripresa con telecamere all-in-one, cioè delle telecamere per conferenza che possono essere utilizzate in meeting room e che hanno la caratteristica di poter essere installate in modo molto semplice e rapido. Oggi vediamo invece una soluzione un po' più complessa. Perché? Perché molte volte accade che l'utente che entra in sala riunioni vuole utilizzare il proprio computer anziché il computer di sala, oppure capita che in un'azienda di grandi dimensioni dove vi sono più sale meeting si debbano allestire queste sale meeting in modo consistente, quindi in modo coerente con la medesima tecnologia. E se sono tante queste meeting room, l'IT manager o l'amministratore IT che dovrà prendersi cura di queste tecnologie avrà la necessità di uno strumento semplice che gli permetta di poter accedere remotamente a questi dispositivi, poterli configurare e poter assistere l'utente del caso. La soluzione di cui parliamo è un ecosistema che prevede la gestione dei segnali video over IP. Cosa significa? Significa che tutti i segnali video e audio anche relativi alle meeting room, quindi alle riprese audio video per le videoconferenze, verranno gestiti sulla rete. Potrebbe essere la rete aziendale, molto meglio se invece creiamo una rete dedicata e performante affinché possa gestire con estrema qualità e velocità questi segnali. L'ecosistema Easy IP di Vaddio è quindi un insieme di prodotti che si connettono tra loro attraverso uno switch di rete gestito, quindi uno switch di rete che ha la possibilità di essere programmato e che offre delle performance più generose, diciamo, quindi è predisposto in maniera ottimale per la gestione dei segnali dati relativi all'audio e al video. I componenti Easy IP quindi sono telecamere, switch di rete e dispositivi che permettono ad un utente che è dotato di un personal computer di entrare in una meeting room, collegarsi con un cavo USB 3.0 e fare in modo che il suo computer entri immediatamente nell'ecosistema di questi dispositivi installati in rete. Cosa significa? Significa che tutte queste telecamere che sono installate nelle meeting room dell'azienda potranno essere viste dal personal computer come se fossero una webcam e quindi utilizzate in un qualsiasi applicativo software per la comunicazione collaborativa. Ne cito alcuni: Zoom, Teams, WebEx. Le telecamere dell'ecosistema Easy IP sono delle telecamere PTZ motorizzate. PTZ vuol dire pan tilt zoom, vuol dire che il motore della telecamera permette di zoomare, di inclinare la telecamera in alto e in basso e di renderla girevole a 360 gradi, e si collegano solo con un cavo di rete PoE Plus. Significa che questo cavo di rete trasporta i dati video della telecamera, i dati di controllo della telecamera e l'alimentazione della telecamera stessa. La telecamera per Easy IP è disponibile sia in colore nero che in colore bianco e in due versioni con zoom ottico 10x o 20x. Per poterci collegare a queste telecamere e anche ai microfoni che vedremo dopo attraverso un cavo USB, quindi per poterci collegare con un cavo USB a tutti questi dispositivi in rete, serve un decoder. Il decoder può essere un dispositivo semplice, quindi un dispositivo che anch'esso in rete si connette con tutte le telecamere e i microfoni e mi offre un cavo di collegamento USB, oppure può essere un mixer, che è un dispositivo che vediamo qua montato su questo rack più evoluto, che oltre a offrire al computer via USB tutto l'ecosistema di telecamere e microfoni, mi permette di fare anche una mini regia attraverso ad esempio un pannello touch. Nella parte sotto vediamo un switch di rete gestito che è di Luxul, quindi sempre della famiglia Legrand AV di cui fa parte anche Vaddio,
e che è stato ottimizzato appositamente per applicazioni audio-video. La bellezza dell'ecosistema ACP è che è compatibile con il protocollo Dante. Che cos'è il protocollo Dante? Il protocollo Dante è un protocollo standard che permette di collegare in una rete dati dei dispositivi audio. Cosa significa? Significa che tutti i dispositivi microfonici VADIO che vengono abbinati alle telecamere e ai kit ACP sono compatibili Dante e che quindi un sistema ACP può ospitare nella sua rete anche dei prodotti compatibili Dante di altre marche. Vediamo alcuni esempi. VADIO Ceiling Mic per Dante, disponibile sia in colore nero che in colore bianco, è la soluzione microfonica ACP per la cattura dell'audio nella sala riunioni da soffitto. È una soluzione estremamente elegante di design che permette di evitare ingombri di cavi sul tavolo e di catturare a 360 gradi il parlato nella meeting room. Ovviamente è possibile collegare più di queste palline sospese nel caso in cui la sala riunioni sia grande e il numero delle persone che devono partecipare alla videoconferenza sia importante. Ceiling Mic si collega al switch Luxul, dal quale riceve, essendo PoE Plus, l'alimentazione e al quale invia i segnali audio della videoconferenza. La soluzione microfonica da tavolo di VADIO per il sistema ACP è il Table Mic, disponibile anch'esso in colore bianco nero, che ha questa forma a disco, dal quale è possibile mettere direttamente in mute il microfono interno, l'array microfonico interno, e regolarne la sensibilità del microfono. Ma essendo un sistema Dante, vediamo di fianco un microfono Dante di altra marca, in questo caso un'Audio-Technica, che è perfettamente compatibile con la soluzione di setup ACP che abbiamo impostato in questo momento. Un altro componente fondamentale della famiglia ACP è VADIO Device Controller, un monitor da tavolo con il suo supporto a corredo, touchscreen da 10 pollici, che collegato alla rete ACP mi permette di entrare immediatamente nell'ecosistema e di controllare tutti i dispositivi connessi alla rete ACP. Questo dispositivo posto sulla scrivania della sala riunione consente all'utente, ovviamente deve essere programmato da un tecnico prima, di accedere alle telecamere, ai microfoni e di fare, nel caso in cui vi sia nella rete ACP anche l'ACP Mixer, una piccola regia, come ad esempio la possibilità di scegliere tra i vari input video o ad esempio inserire un contributo grafico a scelta, che può essere un sottopancia che magari comunica ai partecipanti alla videoconferenza il nome del relatore o magari un logo. Nel nostro setup di esempio, in questa room, abbiamo collegato due telecamere ACP 10 e un ingresso HDMI esterno che è un computer. Vediamo direttamente dal VADIO Device Controller. In questo momento abbiamo selezionato l'ingresso HDMI, ma posso selezionare la telecamera 1 oppure la telecamera 2. Posso dare un nome alle telecamere e fare in modo che sia un nome familiare, facilmente riconoscibile dall'utente, che sa che premendo quel tasto attiverà o una particolare ripresa oppure la telecamera magari dislocata in un'altra sala riunioni. Oppure ci sono diverse situazioni in cui le sale riunioni possono essere divise in due ambienti separati e quindi avrò una telecamera che riprende mezza sala, una telecamera che riprende l'altra mezza sala. Quando le unisco avrò le due telecamere che probabilmente riprendono due angolazioni diverse, una magari il relatore e l'altra i partecipanti. Un'altra interessante funzionalità di avere nell'ecosistema ACP il mixer e il VADIO Device Controller è ad esempio quella di poter attivare molto semplicemente la funzionalità Picture in Picture. Vedete come si è attivata nella finestra in basso a destra la finestra relativa al computer e come io dal device possa cambiare i contenuti. Quindi scelgo una delle due telecamere oppure posso scambiare l'ordine dei due contenuti, nonché cambiare il layout di visualizzazione
ad esempio con due immagini affiancate, una sopra l'altra, oppure di nuovo ritornare ad una situazione più tradizionale di picture in picture, cambiando anche la posizione della finestra interna in uno dei quattro angoli opposti dello schermo. Il tutto ancora veramente in maniera molto semplice e fluida, semplicemente operando sul device controller touchscreen. Il Vadio device controller touchscreen inoltre mi permette di comandare i comandi della telecamera motorizzati, quindi posso spostare, questo è il tilt, quindi lo spostamento in alto e in basso, questo è il pan, quindi la panoramica, posso lavorare addirittura anche in diagonale direttamente e operare sullo zoom. Queste impostazioni possono essere memorizzate e richiamate all'occorrenza in base alle necessità dell'utente o della sala riunioni. Le funzionalità dell'ecosistema Vadio EasyP sono molteplici e sono la somma di tutte le funzionalità che i suoi componenti mettono a disposizione. Tutte queste funzionalità, come dicevo, possono essere utilizzate e impostate attraverso il nostro Vadio Device Controller oppure attraverso il Vadio Deployment Tool, che è un software gratuito che Vadio mette a disposizione per la gestione di tutti i suoi apparati in rete. Quindi anche un prodotto Vadio che non fa parte della famiglia EasyP può eventualmente essere gestito come asset tramite il Vadio Deployment Tool o anche attraverso il Vadio Device Controller. Non stiamo qui ad elencare tutte le funzionalità dell'ecosistema EasyP perché ci vorrebbero ore, però credetemi, sono veramente diverse e articolate. Siamo quindi disponibili per approfondire ogni eventuale vostra esigenza. Come dicevo, è una soluzione interessantissima sia per una meeting room dove ho la necessità di installare più videocamere e dove si ha la necessità che l'utente entri nella sala riunioni con il proprio PC e attraverso un semplice cavo USB 3.0 entri immediatamente nell'ecosistema delle telecamere e dei microfoni, ma soprattutto diventa interessante per quelle aziende che hanno diverse meeting room e che hanno la necessità di renderle tutte in maniera consistente standard, collegate con dispositivi audio video per poter effettuare attività di collaboration e di videoconferenza attraverso i soft client più conosciuti, li ripeto, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex e molti altri. Grazie ancora per averci seguito in questa ulteriore puntata di AGM Academy e non dimenticate di coinvolgerci senza alcun impegno per avere tutto il supporto che vi serve nella programmazione, nella progettazione e nella valutazione di un sistema EasyP per le vostre necessità.